discorsi. Fabio Sonnemi che si migliora in 1,42 e 120, poi 42,6 l'altro che è sceso sotto al muro del 43, il buon Andrex, poi Advance Apple, Paolo Tukumik a completare la top 5, Daniele Play in 1,43,2, Kaiser Matt in settima posizione, ottavo Luca Inno, nono Melissano, decimo Mr. Clive, undicesimo Leutz, Stefano Canino undicesimo, Emis, River Marathon quattordicesimo, Kiko Driver, F1 Italian Robby, questi i piloti che hanno fatto registrare un tempo e poi purtroppo ritirati il Tia Prince, Shumi Legend e chi come Dio. Andre, tutto sommato quello che ci aspettavamo, abbiamo visto un gruppo di piloti molto molto vicino, un gruppo centrale molto molto vicino e poi là davanti anche Andrex che speriamo tenga botta, ecco, e l'abbiamo già visto in Francia fare buone cose. Come la vedi questa gara? E soprattutto ricordiamo che sì, la pre-season si inizia un po' a fare sul serio, però tutto sommato serve anche per mettere chilometri in saccoccia per fare esperienza. Sì, prima di fare un commento sulla gara, facciamo una colletta long per la compravendita di un cavolan, Ecco, così. donate, donate con le Donate donazioni. perché potremmo comprare un cavolan pregiato. eh sì, e purtroppo dopo un anno e mezzo Mi sa che anche lui connessione si è si è stancato, stufato, diciamo. ha fatto il suo lavoro, sì. Sì, abbiamo visto, vabbè, Fabio era abbastanza scontato, tutto sommato Andrex ha contenuto i danni, gli altri un po' distanti, però penso che in mezzo là ci saranno delle belle lotte, ho visto dei tempi molto ravvicinati a metà gruppo, quindi sarà una gara molto interessante. Chiaro che Fabio in questo momento, non so se nella prima gara aveva dato 4 decimi, mi sembra, in qualifica, E ne vada di quindi... più, ne vada di più se non vado errato. Ah. Penso un secondo buono l'abbia dato, ma Addirittura adesso in vado. qualifica. Sì, adesso vado a recuperare il dato. Però intanto le vetture sono in griglia, vanno a farsi il giro di formazioni in una Spa che quest'anno è veramente molto molto difficile per i Ah, ecco, cordoli. e infatti ne parlavamo prima durante, diciamo, il collegamento, durante i problemi, diciamo, delle qualifiche. Tu mi dicevi che quest'anno Spa abbiamo visto un po' di incidenti di Shumi Legend, che parte ultimo, chi come Dio e il Tia Prince. Che quest'anno sì, Spa è più difficile, quindi con questo titolo, su questo titolo. È molto difficile. Io personalmente l'ho trovata molto difficile. Ho fatto qualche allenamento per prepararmi a domani. I cordoli quest'anno, l'anno scorso non è che fosse semplice, però quest'anno l'ho trovata molto difficile, soprattutto adesso dove sta arrivando Fabio Sonnei in entrata alle comb. È veramente molto molto difficile riuscire a prendere il cordolo come si deve. Non so se con questa patch sia cambiato qualcosa perché ho fatto qualche giro a Portimão. La grandissima novità di questa patch Sì. 1.10 è Portimão è bellissima, è molto difficile, ma è molto molto bella. E ritornando su Spa, io l'ho trovata personalmente difficilissima. Poi non so se magari qualcuno dalla chat, intanto la salutiamo tutta quanta la chat, abbiamo chiesto le donazioni, è arrivato il follow di Patrick Speri, quindi ringraziamo Quindi il cavo Patrick. E il forse ce cavo la facciamo forse ce questa la sera. facciamo, il follow purtroppo non dà soldi No, al no. canale, però va bene così, il supporto morale ci fa sempre molto piacere. Come detto, l'abbiamo Tra l'altro visto scusa. qui. Prima di Sì, vai. Blanchimont un ritiro, che è stato autore il Tia Prince. Non ho visto dove si è ritirato chi come Dio. Invece, il buon Shumi Legend si è ritirato alla curva sinistra prima di andare al Puon. Anche lì il cordolo è veramente molto beffardo. Sì, ci segnalano tra l'altro un lag di Emis, io lo sto, diciamo, lo sto marcando. Al momento, diciamo, non vedo nulla di particolare, non so se magari è un problema, diciamo, Non lo di so, numero di gomme. lo Lo seguiremo. seguiremo molto da vicino, come lo stai marcando come il buon Ferri, tu che sei interista, Sì. quindi
battuta. Direi di Attenzione. andare alla prima fila, direi di andare. Esattamente, andiamo perché stanno arrivando le vetture sulla griglia di partenza. La griglia di partenza l'abbiamo detta prima, la ripetiamo. Il buon Fabio Surname parte in prima posizione, seguito da Andrax, poi Advance Apple, Paolo, Tukumic, Daniele Play, Kaisermat, Luca Inno, Melissano e Mister Crive. Queste le prime 10 posizioni. Andiamo a vedere anche come gomme, come siamo messi, ovviamente tutti su gomma soft i primi 10, poi da Leutz fino al Tia Prince siamo su gomma media tranne Roby che è su gomma hard, e poi chi come Dio, Shumi Legend con gomma soft. Con la soft, sì. I semafori si stanno accendendo per questo secondo round della pre-season. Gruppo D al 50%. Non vedo i semafori. Nemmeno io. Vedo la bandiera verde in Mi questo sa che c'è. momento. Non vorrei che qualcuno abbia dei problemi. Oh no, speriamo di no. Sì. Vediamo. Tra l'altro vedo River nel, diciamo, lato del gioco, me lo dà davanti a Fabio Surname, non so se da te anche la stessa cosa. No, io River lo vedo 14esimo. Ok. Io lo vedo primo, Vedo un po' di quindi. vetture saltellare, Kiko Driver con le sospensioni attive, anche una Williams penso sia quella di Emis. Sì, e forse un po' di desync con il buon River purtroppo. Sì, vedo un po' di cambiamenti, perché la grafica mi dà tanti cambiamenti di posizione, ovvero Stefano Canino che ha perso Emis, attenzione, stiamo vedendo cose. Vendendo cose purtroppo. Ok, forse siamo partiti perché sento i motori. E infatti sì, si parte con Fabio Surname che buono, subito lo spunto. Attenzione! Tukumic va a impattare contro le barriere subito e si ritira anche Crive purtroppo. Questo è stato un doppio colpo subito. In realtà io vedo delle vetture trasparenti, cioè dietro, totalmente Sì. Sì, trasparenti. però ecco, anche Chi chi come come Dio. Dio. Non vorrei che ci fosse qualche piova di lag, o comunque situazione di Io credo connessione. che Tukumic abbia perso la macchina in trazione in partenza e da lì si sia innescato un po' di carambole. Sì. Purtroppo, Tra infatti l'altro Crive vedo ci Ennis abbandona. ultimo. Vedo Ennis ultimo e questo mi, diciamo, Bandiera mi dà. gialla. Niente safety car, quindi attualmente si va avanti con Fabio Surname che ha già un secondo nei confronti di Andrex. È salito in ottava posizione il Tia Prince dopo questo parapiglia. Daniele Play purtroppo sta scivolando in fondo. Vediamo anche il perché. Non ha completa, non ha l'ala praticamente Daniele Play, quindi sfortunato anche il pilota. Stasera investi Williams, intanto Kaisermat anche viene sorpassato e procede lentamente anche lui. Eh sì, gli manca la bandella dell'ala anteriore sinistra. Gran peccato vedere tre piloti, soprattutto chi come Dio, Si è si è girato girato. Robby. Ah, si è girato Roby con le gomme hard. È molto. Intanto vedo scattoso molto Emis. Sì, io sono su di lui. Ho visto parecchi scatti. Continuiamo a vederlo scattoso purtroppo. Anche Kiko Driver addirittura. Paolo intanto ai box. Per ritornare. Intanto leviamo la grafica perché attualmente ci sarà un po' di desync con i distacchi e tutto. Paolo cambia l'ala, la cambierà anche Kaisermat e anche Daniele Play a questo punto. Gomma gialla per Paolo, andiamo a vedere cosa monteranno sia Daniele Play. Allora, Kaisermat gomma gialla e anche Daniele Play gomma gialla. Quindi tutti Remus riusciranno ad andare fino in fondo con questa gomma media. Tanto c'è una bandiera gialla, c'è una bandiera gialla, vediamo chi è stato. Credo River, perché l'ho visto procedere molto lentamente.
Era davanti a, tra l'altro ci sono stati dei distacchi abbastanza importanti sin dal, diciamo, secondo periodo. Purtroppo i distacchi che stiamo vedendo non sono quelli buoni, Ah, tu come si ragazzi. scrive che è partita in terza la macchina e Sì, sicuramente l'acceleratore è premuto, quindi. come avevo detto, gli è partita in trazione purtroppo il Bontukumic, quindi e poi da lì si è innescato un po' di parapiglia, Parapiglia, ovviamente. sì. Sì. Tanto vedo una bandiera gialla ancora, non vorrei che si sia buggato tutto. No, ok, tolta prontamente dai commissari. Là davanti intanto Melissano alla staccata dalla bus stop si porta davanti a Luca Inno, si prende la quarta posizione. Sì, io ho dei problemi purtroppo con il gioco, nel senso vedo Emis in una posizione in realtà. Intanto terzo settore bandiera gialla ancora, non so se. Vediamo chi è. Io non vorrei che sia proprio Emis a causare queste bandiere gialle, perché stava transitando. Che Eh io sì. lo vedo, me lo dà ultimo nella classifica, in realtà è dietro tutti in tavola. Però va ovunque. È anche trasparente. Bandiera gialla nel T3. E non c'è nessuno che si è girato. Secondo me queste bandiere gialle sono dettate da Emis, purtroppo. Non vorrei dirlo, però per me è così. Tanto 3 secondi di penalità per Roby su gomma hard, pilota storico ormai, pilastro della Prime League. Addirittura ha corso anche in Master, mi dicevano Andre. Sì, ai primi anni, fu 2011 se non ricordo male, 2012. Tra l'altro, Luca sì, Inno, risultati Luca discreti. Inno si ritira. È anche lì il cordolo lì non è facilissimo da interpretare in quella curva. Lo facciamo rivedere. Ah, Roby è andato lunghissimo al Puon ed è andato a impattare contro le barriere, quindi ala totalmente danneggiata per lui. Una spa che, come detto a inizio live, è veramente molto difficile, soprattutto nell'interpretazione. Perché l'anno scorso tanti cordoli permettevano molto di più rispetto a quest'anno. E purtroppo bisogna abituarci a questo gioco che sui cordoli non regala tantissimo. Attenzione intanto dietro, perché Advance Apple si fa tutto sulla sinistra e va a sverniciare sul lungo rettilineo del Kermel. Va a sverniciare il buon Andrex. Anche Daniele Play Io passa Kaisermat. Tanto Roby ai stavo box, dimmi. verificando, Emis è ancora ultimo, lo vedo ancora ultimo. Però io continuo a vederlo scattoso, Emis. Quindi, attualmente lo vedo isolato, quindi non dovrebbe dar problemi a nessuno. E bisognerà vedere quando arriverà, magari nei pressi di qualcuno. Continuiamo comunque, perché la gara non è finita. C'è un gruppo che va dal sesto fino al decimo, tutto sommato, perché sì che River a 5 secondi a 7, però sono tutti su gomma gialla e potrebbero giocarsi la vittoria. Questo gruppo lo comanda attualmente il Tia Prince, che da terz'ultimo è risalito fino alla sesta posizione, complice anche il fatto che abbiamo visto quel parapiglia. È stato molto bravo il pilota stasera in vesti Alfa Tauri a evitare i problemi. Con dietro Stefano Canino, che lo sta marcando da molto molto vicino. Là davanti intanto Fabio Sonnheim ha già fatto il solco, 2 secondi e mezzo per trovare Advance Apple, che si è distanziato da Andrex e sta tentando in tutti i modi di non renderla facile al buon Fabio Sonnheim. Invece dietro c'è la battaglia tra la verdissima Aston Martin di Melissano e Shumi Legend, che dopo aver subito il sorpasso da Melissano gli è rimasto tutto sommato incollato, quindi
sta sfruttando un po' il DRS anche lui. Tanto 3 secondi presi all'esterno per limiti della pista per Andrex. Questo Emis intanto si ritira. Sì, abbiamo chiesto di tirarsi perché secondo me le bandiere gialle sono dettate purtroppo da lui e dal fatto che non tanto da lui proprio, ma dalla sua connessione che trasportava la macchina ovunque in pista. Sì. E quindi il gioco leggeva che andava molto molto largo e dava bandiera gialla. Vediamo se magari si stabilizza. No, ora non c'è bandiera gialla. Tanto là davanti è un grosso peccato, però sai, ma è impossibile anche per lui correre in queste condizioni. Esatto, esatto, anche perché lo vedevamo ovunque tranne che nella sua posizione, quindi dispiace per Emis. Tanta attenzione perché Shumi Legend è a 3 decimi nei confronti di Melissano e vediamo se ci sarà un altro switch di posizioni tra i due piloti. Stanno tentando di andare a riprendere Andrex. È uscito molto molto forte Shumi Legend dallo Rouge e infatti passa all'esterno. Melissano va a prendere la scia, non riesce a tentare un controsorpasso, sarebbe anche controproducente per questa coppia di piloti. In 5 giri ha guadagnato è 3 secondi chi? Shumi Legend. Shumi sì, Shumi ha fatto una gran partenza e sono stati bravi sia lui che il Tia Prince ad evitare il disastro là davanti e quindi molto 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 bravi, anche perché gli si sono ritirati praticamente due piloti davanti, poi non so come abbia fatto chi come Dio, magari si è ritrovato una vettura o di Crive o di Tukumik lì davanti. Tutto sommato i distacchi continuano a rimanere tali, tranne Shumi Legend che sta andando a riprendere un Andrex molto in difficoltà. E l'abbiamo visto dietro in realtà. Sì, ha 3 secondi di penalità purtroppo Andrex, l'abbiamo detto prima, ma fa specie come Shumi e infatti vai box, forse crisi di gomme per lui. Vai box Shumi Legend, andiamo a vedere cosa andrà a montare il pilota dell'Alfa Tauri. Tanto ci dà il gioco con questa nuova grafica, la finestra aperta della strategia soft hard, infatti va a montare le hard proprio Andrex. Vedremo se questo gli consentirà molto molto difficile andare a fare un undercut sui piloti davanti con questa gomma. Vedremo cosa potrà fare rispetto agli altri. Intanto Leutz sta attaccando River. Leutz sì, è su River, apre il DRS, si fa tutto sulla destra e all'interno svernicia l'Alfa Romeo di River. E si porta in settima posizione, ormai 8 secondi e 2 per trovare Stefano Canino, che penso abbia fatto un errore perché era molto attaccato al Tia Prince. Invece adesso è 1 secondo e 8. Stava facendo una bella gara, devo dire. Altri 3 secondi per Roby. Canino sì. Considerando la strategia chiaramente che hanno sia lui che il Tia. Assolutamente, sarà strategia invertita a Mediasoft. Non ne abbiamo parlato delle strategie che si potevano fare in una 50% qui a Spa, sostanzialmente soft media. Addirittura abbiamo visto Andrex che forse in crisi di gomme non sarebbe riuscito a portare la strategia soft media. Intanto Andrex passa prima di Blanchimont alla Frère, ai box intanto tutti là davanti. E a questo punto mi viene da domandare, magari al buon Andrex nel party post gara, come mai non ha aspettato un giro per montare queste gomme medie che a questo punto credo vadano tranquillamente
fino in fondo, 14 giri Beh, da fare. Vedremo sì, se pagherà la strategia di stanno Andrex, uscendo. perché esce fuori, esce Dietro dietro a Shumi Legend, Shumi Legend, sì. ma davanti a Melissano, ovvero come era prima. Intanto dietro River e Melissano si davano battaglia con River che transitava di lì, deve ancora ovviamente fare la sosta, e a questo punto ha fatto perdere qualcosina a Melissano che lo svernicia qua sul Kermel col DRS. Intanto Roby si è girato. Roby si è girato e è andato a distruggere l'ala, e purtroppo arriva anche il Si è ritiro ritirato. per lui. Gara da dimenticare. Ma allora, come dicevo prima, intanto andiamo a vedere la lotta con Kaiser, Matte, Daniele Playa, ma anche Shumi Legend e Leutz. Prima del Puon, Intanto addirittura. Shumi Legend. Prima del Puon, grandissima uscita allora a questo punto per il pilota della Red Bull. Sì, c'è Fabio che si è trovato, ora ha passato Canino Fabio passa a Canino. Magari switch tra compagni di squadra. Alla Sainz Leclerc. E a questo punto Fabio si ritrova in solitaria con pista libera. E con soprattutto 4 secondi e 2 per andare a riprendere il Tia Prince, che ovviamente deve ancora fermarsi. Attenzione, perché Andrex. Leutz non credo Ah. voglia lasciare la Lui no. posizione a Shumi, anche se lui deve ancora rientrare perché è su gomma media da 7 giri. Vediamo. E intanto dietro si sono riuniti sia Andrex che Melissano, quindi attenzione a cosa potrebbe scaturire da una lotta da questo quartetto. Sicuramente ne trae beneficio Advance Apple, che ormai ha 3 secondi e 8 di vantaggio. Tutti col DRS a questo punto, tranne Shumi, che ha preso un pochettino di vantaggio nei confronti di Leutz. Vediamo, si fa vedere all'interno Leutz. Poi l'ha persa, l'ha tenuta. L'ha tenuta Leutz alla prima di Lecombe. Quello che dicevo prima. Oh, attenzione, Melissano si gira, Melissano, oh, mamma mia, con la macchina impazzita che è rientrata in pista. Fortunatamente il buon Melissano è riuscito a tenerla al di fuori della traiettoria ideale. Daniele Play intanto di nuovo alle combe, risponde all'attacco del giro prima su Kaisermat. È un po' di lotta per questi due piloti. Intanto River va a prendersi 3 secondi di penalità. Attenzione perché c'è il bot di Roby, eh. C'è il bot di Roby che sta girando per la pista. Purtroppo una disconnessione avvenuta per Roby. Vediamo a questo punto se. Sì che è un bot doppiato tecnicamente, però. Advance Apple su Stefano Canino alla staccata della bus stop si fa vedere, ma non riesce ad attaccare il pilota della Ferrari. Intanto Fabio Sornem 1.45.703, giro più veloce della gara attualmente. Con Sì, sta facendo, vabbè, la gara che ci aspettavamo, insomma. assolutamente. Però devo dire che Shumi Legend, vabbè, c'è una gara compromessa alla partenza, sarebbe stato comunque interessante vederlo davanti sin dall'inizio. Bisognerebbe vedere il passo a questo punto di Apple su Shumi Legend. Canino. Sì, Advance Apple passa facilmente Stefano Canino al Kermel col DRS. Sfrutta tutta la scia. 5 secondi di distacco per andare a trovare Fabio Sonnei. Ma a questo punto, intanto Melissano passa River Marathon. Stesso Lo punto, ripassa. ovviamente. Sì, lo ripassa perché si era girato proprio qui. E quindi va a questo punto a tentare una rimonta almeno su. Oh, si è girato Leutz, è ritirato. Si è girato Leutz, l'abbiamo visto in diretta. È andato a toccare troppo il cordolo. E purtroppo si è girato. Come detto. Eccola. Come detto, i cordoli quest'anno l'abbiamo visto spesso anche in varie social. E soprattutto nelle piste più tecniche come Spagna, mi viene da pensare.
avevamo visto tanti ritirati anche lì nella social. Tanto Fabio Sunim passa Fabio. addirittura prima della staccata della bus stop il Tia Prince. Caprizi giustamente pensa Alla sua di gara e magari a io farsi lo trainare col seguo. DRS. Sì. Sì, diversi errori anche oggi. Devo Shumi. dire. Shumi sul rettilineo principale che va verso la Source. Passa Stefano Canino. Bandiera gialla nel Bandiera gialla T2. ancora. Paolo? Sì, Paolo vedo che Ha le sta gomme quasi sporche. ripartendo, sì. Sì. E intanto là davanti, attenzione perché Stefano Canino ovviamente sta facendo la sua gara, ma quel che abbiamo detto prima del Tia che vorrà farsi trainare col DRS, e lo pensa a questo punto anche Stefano Canino nei confronti di Shumi Legend, certo è che è tecnicamente molto più facile a questo punto tentare di seguire Shumi Legend, e neanche tanto perché è già un secondo e uno. Sarebbe stato interessante. Intanto Daniele Play va a sopravanzare Kiko Driver e battaglia dal sapore di Prime 2020. Un Daniele Play, come abbiamo detto molte volte, è maturato tantissimo con Kaisermat, che andando all'interno del cordolo della curva dove si era girato prima Melissano, va a prendere 3 secondi e ha rischiato tantissimo di andarla a stampare a muro. Fortunatamente è riuscito a tenere la macchina in pista, quindi nulla di grave per il pilota della Haas, che deve sbarazzarsi al più presto di Kiko Driver per tentare di rimanere nella scia di Daniele Play, che fa un grandissimo sovrasterzo, un altro cordolo interno e un altro traverso per i piloti questa sera. Non Non sembra quasi Spa. sembra quasi Spa. È Eravamo per abituati a vedere volanti precisi, Kaisermat zero errori. E prima di questa. Blanchimont passa Kiko Driver e va a questo punto all'inseguimento a tentare di riprendere 4 decimi su Daniele Play. E non sembra quasi Spa, l'avevo detto, mi era sembrato molto molto difficile riuscire a prendere almeno i cordoli come si prendevano l'anno scorso qui a Spa. E chi ci riesce va fortissimo. E invece, se sbagli anche solo di 1 mm l'angolazione dello sterzo e non vai sul cordolo a ruote dritte, Deve è girare difficile. errore Andrex di Canino. Sì, Canino ha perso un po' la macchina, è passato è Andrex. sempre alle combe. Ne vedremo delle belle quest'anno per i campionati. Perché, come dicevo prima, tante piste tecniche si sono trasformate in veri e propri mostri nel senso buono, perché adesso, Sfide, sfide, dai. sì, diciamo sfide, ma sfide ardue, se passatemi il termine, sfide ardue, perché. Ti sento un po' preoccupato. Ma sono molto preoccupato. Non tanto per il L'ho fatto, tu notato. dici più ritiri, quindi se sta intanto Daniele Play 3 secondi. Più ritiri, quindi se sto attento e non faccio errori posso arrivare più in avanti. Il problema è che Non per devi andare ritirarti tu. forte li devi prendere così i cordoli, ecco. Ai box il Tia intanto. E quindi sono molto molto preoccupato. Vedremo con questa patch cosa succederà. Perché, come detto dai rumors e tecnicamente confermato anche dai tempi che ho visto stasera, perché si girava sul 42 e mezzo, addirittura Fabio Sonnen 42,1, e si sono alzati di un secondo buono i tempi, quindi minor carico aerodinamico per le macchine. Daniele Play intanto ai box, anche River Marathon, anche Kiko Driver, e tutti su gomma soft ovviamente, tranne Daniele Play, che non è rientrato ai box. Prima mi dava la Daniele grafica ai Play box. c'ha. Attenzione perché c'ha Sì. Canino attaccato. Ma è su gomma soft. Tutte e due sono in gara. Perché è vero che Daniele Play va a sverniciare Canino, ma lui ha questa gomma media praticamente dal primo giro.
E quindi passa il pilota Williams. E vedremo se Canino con questa gomma soft appena montata riuscirà a tenere un passo di un Daniele Play scatenato questa sera. Sfortunato al via, ma sta ricostruendo la sua gara praticamente da zero. Stessa cosa sta facendo Kaisermat, comunque anche per lui gran passo per il pilota Haas. Vedremo, sono molto curioso di Tia a questo punto con questa gomma soft dove potrà arrivare. Che davanti a un secondo e sette c'è Melisano su gomma media. E poi soprattutto c'è Andrex su questa gomma hard che ha perso sì 5 secondi e 7 nei confronti di Shumi Legend. Però non avrà sicuramente un calo che potrebbe, quel piccolo calo che potrebbe avere la gomma media. Quindi andrà avanti molto molto tranquillo. Anche perché Canino intanto, scusami, vai. Canino vicinissimo a Daniele Play, alla staccata della bus stop. Daniele Play esagera sul cordolo, lo fa un traverso tra, in mezzo alle curve della chicane. Intanto Kaisermat ai box, là dietro. DRS per Canino che non passa in questo momento. Daniele Play ovviamente per tenersi il DRS sul rettilineo ben più lungo che arriva dopo questa S meravigliosa in salita, la Ne ha Aurush. tanto di più di gomma. Assolutamente sì. Oh, mamma, mamma, come ci è arrivato vicino. Mamma mia, come ci è Dovuto arrivato stare in vicino qui. piedi. Eh sì, DRS spalancato per la rossa di Stefano Canino che passa la Williams di Daniele Play. E risponde, ma che staccata che ha tirato Daniele Play, gli era arrivato anche lui molto vicino. E adesso la gomma ovviamente farà tutto. Attenzione, attenzione Tanto chiaro. all'interno, Tia Prince all'interno nel Puan su Melissano. Quanto fa questa gomma? Sì, devi avere tanto coraggio a buttarti lì all'interno del puon perché il cordolo interno lì ti fa andare contro le barriere, però ha talmente tanto più grip che... Stavo per dire, è stata una battuta, Melissan non è per tanto. Ah, è niente. Ha vabbè. lasciato, diciamo, lo Sì, ha spazio, lasciato non lo per l'ultima spazio. gara in generale, diciamo. E niente, battutine così. Niente, battutine così notturne per chi ci segue. Andiamo a fare un piccolo recap di quello che sta succedendo. Fabio il surname là davanti non lo inquadriamo mai, ma è talmente tanto scontato trovarlo lì a 8 secondi e 1 nei confronti di Advance Apple che si deve guardare dietro da una risalita incredibile di Shumi Legend che è a 2 secondi e 2 dal pilota dell'Alfa Romeo. Gran passo a questo punto. Per lui, gran peccato il ritiro in qualifica a questo punto. 2-3, intanto Melisano rimane attaccato al Tia Prince. E il Tia Prince sta andando a recuperare un Andrex che... River Marathon intanto con Daniele Play ai box. Ovviamente su questa gomma media non poteva chiedere tanto di più. Ah, comunque no, intendevo dire chiaramente con Verstappen che lui ha lasciato lo spazio, questo intendevo dire, non Sì, che, certo. cioè, non è una critica a Melissano, anzi. Assolutamente no, era una battutina in virtù di quel che è successo ieri, praticamente. Ma no, più di ieri in Oh, attenzione, generale, Advance Apple si è girato! Si è girato Advance eh sì. Apple! Purtroppo... occhio che arriva, Andrex! Fortunatamente il ghosting ha funzionato. Allora Daniele perché più Play! Daniele delle Play su gomme. Kaisermat che si è girato anche lui all'Elecomb. Mannaggia. Tra l'altro stiamo vedendo in questa pre-season comunque secondo me dei duelli abbastanza, cioè vedo che la gente comunque lo spazio lo lascia in maniera abbastanza accettabile. Ecco, non so se sei d'accordo, magari chiaramente la Sì, testa diciamo beh, su della... quello assolutamente sì, abbiamo visto tanti bei duelli. Io spero che quando si andrà a giocare qualcosa di più concreto come i punti e le posizioni in campionato, vedremo la Eh stessa sì, correttezza, magari. ecco, perché qui tutto sommato dici, vabbè, se mi passano comunque io devo fare esperienza per prepararmi al meglio ai campionati, devo Sì, mostrare il sì. mio passo, quindi... Faccio il mio passo, anche se, cioè, Esatto. faccio la mia gara e buonanotte. Esatto, poi magari qualche lotta la fai anche per Sì. vedere, per prepararti appunto in toto ai campionati, per vedere come sono gli altri piloti, come regge la Sì. macchina in battaglia e tutto il resto, però
tutto sommato dici, vabbè, se perdo una posizione non succede nulla. Vedremo con l'avvento dei campionati. Me lo spero perché. Perché nella Formula 1 stiamo vedendo troppe Esatto. chiusure in generale, da mesi, non da ieri. Esatto. E poi soprattutto se succede una cosa del genere qui, voglio spezzare una lancia a favore della direzione di gara. Non è come quel circo che c'è in Formula 1 Quindi reale. Formula 1, guardatevi le gare di pit, quindi. Assumete il buon Lucone. Esatto. Chi come Dio intanto in chat ci dice che c'è stato qualche problema con sì, qualche manovra e magari ecco più che altro qualche lag, credo. Io non vorrei che ora Ennis Ora, abbia, diciamo. il lag mi permetto di dirlo al buon chi come Dio, il lag purtroppo non è un qualcosa che ti porta a dire è stato un pilota scorretto. Ecco, il No, lag non credo che purtroppo siano c'è. stati. Magari tu comunque hai creato un po' di, chiaramente, di confusione Anche con, lì diciamo, col è tuo stato un errore, non è una manovra scorretta, è stato un errore che ha fatto un pilota, cioè, ci passa dal dire è stato scorretto perché mi ha buttato fuori al dire mi ha fatto Sì, ritirare perché ha no, fatto un perché errore. dietro si è visto effettivamente Sì, un po' di, e è beh, è passato anche ovvio, un po' di casino, ecco. è stato generato tutto dal fatto di trovarsi di botto una macchina appena tu parti, ti trovi di botto una macchina girata. 10 secondi addirittura per River Marathon. Ammazza. 1:45:0 intanto il giro più veloce della gara. Attualmente fatto registrare dal buon Daniele Play che sta Sì, arrivando no, proprio su vabbè, River ma Marathon. credo che siano state una serie di cose concatenate, secondo me. Il problema di Ennis, il lag, poi la partenza. Chiaramente poi c'è chi è stato più fortunato di altri, è riuscito ad evitare bene Assolutamente, qualche assolutamente. Cioè, cosa. da dire che i piloti sono stati scorretti, a dire è stato un macello, ce ne passa, ecco. E purtroppo Intanto. sono situazioni particolari. E intanto il buon Mark risponde a quello che dicevo prima, dicendo io con Masi non ci lavoro, quindi tutto contornato dal fatto che Kaisermat passa su Kiko Driver, ovviamente sul rettilineo del Carmel, con questa gomma soft. Anche Kiko ha gomma soft, però ovviamente, come detto prima, si pensa al passo a fare esperienza in questa pre-season. Sì, non abbiamo inquadrato Fabio il surname, intanto vedo che box va Paolo, anche perché di fatto nella seconda parte di gara credo che abbia, intanto bandiere gialle, ha aumentato in maniera ancora maggiore il suo gap nei confronti degli altri piloti, il Tia che attacca, Il TA che passa Advanced Apple. E non so se con l'abbia fatto passare questa. apposta per avere la scia ora. Insomma, Non lo so. sì, è stato molto saggio Advanced Apple a questo punto. Perché i due piloti sono Sì. in bagarre, in lotta. Infatti, Advanced Apple passa all'interno del TA e si rimette davanti. E a questo punto, qua si è vista comunque l'esperienza di Advance, perché lasciarsi passare col rischio che sì, ti può magari prendere un pochettino di vantaggio perché sai che ha questa gomma soft, ma poi è stato geniale Advance in questo punto. Sì, è stato molto furbo, mi era venuto un po' il dubbio perché praticamente l'ho fatto scorrere praticamente il pilota, quindi. Daniele Play alla Lecombe e riesce a passare con River che si era rifatto sotto tantissimo nei confronti del pilota Williams a questo punto. Strada sgombra per Daniele Play per farci vedere anche quanto passo può avere nei confronti di uno Stefano Canino che tutto sommato ha fatto una gran gara anche lui. Sì, ottimo livello, basta guardare diciamo che tra Melistano e Daniele Play, ci aspettavamo diciamo Fabio il surname, Schumi e Andrex lì davanti e anche Advance Apple. Questi quattro sinceramente ci sembravano un po'... anche il Tia Prince però, Mi non... sarebbe piaciuto vedere Sì. Tukumic e
E Crive Ma anche lo cosa... stesso Emis, sono Emis, questi due grandi. ovviamente, purtroppo con i problemi di lag, con Andrex che tira una grande virgola all'uscita della Source. E Emis, purtroppo, sì, mi sarebbe piaciuto vederlo. Leutz non mi ricordo Ah, 3 l'altra secondi volta. per il TIA, Questo quindi un... pareggia la penalità di Andrex. Sì. Abbiamo DRS per TIA nei confronti di Advance, che si era allontanato parecchio anche. Quindi buona la difesa del pilota Alfa Romeo in questi ultimi tre giri. Vedremo quanto potrà difendersi con Tia, che gli arriva molto molto vicino. Ti sembrano aver problemi di setup e Fabio il surname, che lo Ma vedo Fabio con credo tutto che il non abbia problemi di setup. nulla. Lo vedo bel setup, molto, la macchina stabile, sembra ha una Ferrari, ma nella realtà se la Ferrari avesse questo setup penso che sarebbe in pole ogni gara, ma Ma è anche il purtroppo. fatto che purtroppo qui vediamo il... Cioè, purtroppo è un bene perché vediamo veramente le abilità del pilota, però ci sono le prestazioni pari. Sarebbe bello vedere Eh sì. una Ferrari con un motore. Speriamo che l'anno prossimo il buon Binotto l'abbia fatto bene. Sto... Com'era 812 Superfast, se non mi sbaglio, la nominazione del motore. Ah, non lo so, so che mancano almeno 20 cavalli, che non è poco. Tanta attenzione, ciao Luigi, sono un tuo grande fan, ti ammiro fin da quando correvi in sport. Quindi il buon di legge addirittura dei grandi fan, addirittura il buon Luigi di legge. Purtroppo non è stasera in corsa, non so se lo vedremo domani, Andre. Vi ricordo che domani Domani sarà c'è una selezione del del 100. 100, sì. La creme del 100 domani. Intanto andiamola Solo davanti. perché Intanto... ci sei tu, No, vabbè. perché io domani duro meno di Tukumic e Krive. Attenzione perché all'interno il TIA di Advance si porta in terza posizione. E vediamo se riuscirà a questo punto a fare la differenza con questa gomma soft nel settore più guidato, ovvero il T2. Tanto dietro le posizioni si sono cristallizzate. L'unica battaglia che tiene botta per questi ultimi due giri è quella tra Advance e il Tia Prince. Quindi rimaniamo sintonizzati tra la terza e la quarta posizione. Comunque, dicevo prima, c'è stato secondo me un incremento di livello. Già dall'anno scorso, perché ora non me ne vogliate, però la Prime abbiamo visto, come diceva il buon Raffa, Sì. 9 vincitori diversi, cioè i nove piloti che sono arrivati nelle prime 9 posizioni, tutti hanno vinto. E questo è stato molto, molto stimolante anche per allenarsi e continuare a tentare di arrivare sempre una posizione più in là della gara prima. E poi la Sport l'anno scorso ha subito un po' il taglio che c'è stato da Dovi Power e Fitandrea 26 nel Sì. 2019, però hanno reagito benissimo Topping Kestrel e Raffo Idex, riuscendo a portare il campionato fino in Brasile quasi. Quindi in pro c'è stata una battaglia spettacolare, fino a 6 gare alla fine c'erano 4 papabili nomi per la vittoria del mondiale. E in Master, vabbè, c'è stato il duello tra il buon Dovi Power e Re nella prima parte di stagione e poi l'ascesa di Matthew e Mike, che vedremo quest'anno. Smoke, non Dovi Sì, Power. no, ho detto Smoke all'inizio. No, ha detto Dovi Power. Ho detto Dovi Power? Vabbè, Sì. pazienza. Mi perdonerà il buon Davide Onore Semperboni. al campione master. Onore al campione Master che questo... Farà gioire il buon Flaminio ogni volta che ci vediamo. Mi dice: purtroppo il campione Master non viene mai battuto l'anno successivo, perché si vince il campionato e poi purtroppo si prende l'anno Non so se sabbatico. l'ultimo forse è stato Nico Fiore, credo. Possibile. Nico Fiore mi diceva che si era ritirato quando era arrivato Fab.
quindi No, non era però ha stato vinto battuto in fista. due titoli consecutivi, Sì, quindi. certo, però non è mai stato battuto da una persona. Cioè, a vedere Sì. Fab e Nico Fiore con Fab del 2018 sarebbe stato molto molto bello. Ah, Stessa beh, cosa, certo. no, l'anno scorso c'era Luca D'Amico a corso fino all'ultima gara, quindi era stato Ah, è vero, battuto. Luca è scorso, sì, Perdonatemi un attimo di allergia. Intanto, Fabio Surname ha iniziato l'ultimo giro con Andrex che ha preso altri 3 secondi di penalità ed è stato passato da Melissano, quindi in questo sproloquio c'è stato un colpo di scena là davanti. Bandiera gialla nel T3. Andrex! Si è ritirato Andrex! Vediamo dove. Credo a questo punto sul rettilineo principale in uscita dalla bus stop. Ebbene sì. Ebbene sì. È stato un peccato per il pilota Alfa Tauri ritirarsi a così pochi metri dal traguardo. Chilometri a questo punto, perché mancava l'ultimo giro. Ultimo giro che sta andando a terminare. Fabio il Surname, gara magistrale come ha fatto in Francia, come ci aveva fatto vedere e come ci aspettavamo. È stato veramente di un altro livello. Shumi Legend, io sì, l'avrei voluto vedere partire dalla prima fila, ma a un certo punto credo che gliel'abbia data anche un po' su. Ha detto: io me ne sto qua, mi faccio il mio passo e evito di fare errori perché da 19 partenti siamo arrivati in 13. E scherzavo in 12 perché River purtroppo va a impattare contro le barriere e si ritira anche lui. Fabio Surname vince il Gran Premio del Belgio. Arriverà adesso Shumi Legend, secondo. Grandissima prestazione per il pilota Red Bull. Terza posizione per il Tia Prince. I due piloti che erano partiti dal fondo dello schieramento si ritrovano secondo e terzo dopo il parapiglia che è successo all'inizio gara. Advanced Apple subito dietro. Poi troviamo Melissano in quinta posizione. Grande gara anche per lui. Canino, Coriaceo, anche il pilota della Ferrari questa sera. Daniele Play, anche lui, grandissima rimonta. Kaisermat, come Daniele Play, un po' meno fortunato perché si è girato anche dopo aver fatto la seconda sosta. Chicco Driver, tutto sommato, mette chilometri in saccoccia per fare esperienza quest'anno. Paolo ha già chiuso, ovviamente, e anche il bot del buon Roby è andato a chiudere la gara, quindi manca solo Chicco Driver per finire ufficialmente questo primo round della 50%, perché la 50 la ritroveremo mercoledì e Alle domani invece ci 23. sarà una selezione, come detto prima dal buon Andre, gruppo A e B, tutto Sì. assieme Beh, nella 100%. già parte L'anno le scorso non è partite. finita bene per me, in pre-season al 100 in Belgio, quindi non lo so. No. Però ci sono nomi di tutto rispetto come una Pulitan, J-Sport, cioè, c'è tanta carne al fuoco. Vedremo se ci sarà la copertura live, speriamo di potervela regalare. Noi facciamo sempre il possibile per farvi vedere tutto quello che succede nelle nostre gare. Sì. Andre, che dici su questa gara? Dico che abbiamo, diciamo, a parte vabbè, Fabio che ha fatto la sua gara, ci sono delle note positive, come il Tia Prince, l'ho visto molto bene, ma lo stesso, vabbè, Shumi Legend pure, gran bella gara. Ho visto un po' così così, non so se sei d'accordo, Melissano, prima parte così così, poi si è ripreso forse nella parte finale. E anche Stefano Canino molto bene. E purtroppo un po' di ritirati. Sarebbe stato bello vedere le gare anche di alcuni di questi piloti, ma non è stato possibile di fatto. Rifacciamo così la rubrica che abbiamo aperto la settimana scorsa, i top e i flop dal buon Andrea Badolato. Vediamo, primi tre e i rimandati, diciamo, alla... Beh, io Fabio lo escludo perché Sì, non. ovvio. Diciamo top, direi il Tia Prince, Stefano Canino e Shumi Legend. I flop, direi Emis purtroppo. Poi ho visto non benissimo anche Paolo. Lo stesso, un po' mi ha deluso anche Kaiser, perché magari nella prima gara aveva un
era partito anche meglio, anche in qualifica. Sì, io concordo sui top, sui flop io ci metterei invece che Amis, purtroppo River, perché l'ho visto in Prime andare veramente tanto tanto forte nel 2019, e da un anno a questa parte forse lo scarso allenamento, ovviamente flop si fa per dire, Sì, diciamo vabbè, è un certo, gioco che no. facciamo. Però mi piacerebbe rivederlo come l'abbiamo visto in Prime a giocarsi il titolo con Certo. l'Uni. E speriamo che si riesca anche a ritagliare un posticino a centro gruppo in sport e a fare delle belle battaglie. Quindi, non mi sento di metterla Non nei flop, pervenuto, dai, mettiamolo nel non pervenuti, perché dai. purtroppo è il lag, È un non è portiere che qualcosa che ha non ha fatto fatto lui. una parata, dai. È un 6 di incoraggiamento. È stato in campo come Maignan ieri. È stato in campo, gli diamo il 6 perché. E come dai, vabbè, non faccio battute perché Aia. è meglio chiudere. È meglio chiudere. Allora ci Chiudiamo. salutiamo. Ci salutiamo. Sì, Io così vado anche dai ragazzi. vi ricordo che domani ci sarà quindi il gruppo AB alla distanza di gara al 100%. Sempre nella pista di Spa, quindi vedremo, rimanete sintonizzati sul nostro canale Telegram per scoprire tutto quello che faremo sia domani che mercoledì che per tutta la stagione. Addirittura, se domani non ci sarà la live, ricordiamo che ci sarà una diretta live score, come si dice, quando Sì, qualcuno cerchiamo di aggiornare, diciamo, sul nostro in canale tempo reale. Telegram In in tempo tempo reale, reale. ogni tot giri per non disturbarvi troppo, perché poi chiaramente mettermi in giro non avrebbe molto Non senso. avrebbe molto senso, anche perché non è che succede tanto sempre No. tutti i giri. Quindi, con diciamo dei momenti salienti, ecco, delle chicche di quello che si sta che sta accadendo in gara. Io vi ringrazio. Ringrazio il buon Andre che ha fatto da direttore di gara. Quindi lo lascio andare con i piloti. Grazie, Sì, Andre. grazie a te. Ciao Andrea, grazie Vi ricordo www.formulaitalianteam.com per rimanere aggiornati su tutto quello che succede. Ovviamente su tutti i social, Formula Italian Team trovate sia su Instagram, Facebook, Tapatalk, che bisogna utilizzarlo. Io vi ringrazio e vi do la buonanotte. A domani, se ci saremo.